Ciao a tutti, sono Luca Cattaneo e sono il candidato sindaco per la lista numero 2 Uniamo Favria, che si presenta alle prossime elezioni amministrative del 12 di giugno nel comune di Favria. Ho 40 anni, ho da sempre vissuto a Favria perché chiaramente il cognome Cattaneo è tradizione e storia di Favria assieme a tanti altri cognomi storici del mio paese. Ho vissuto con i miei genitori e con i nonni in Borgata Annunziata, ho frequentato le scuole di Favria e quindi sono cresciuto nel tessuto sociale di Favria. Sono laureato in scienze dell'architettura con laurea triennale presso il Politecnico di Torino. E come lavoro sono un imprenditore che svolge la propria attività nel settore del restauro architettonico. Abbiamo un'impresa con 5 dipendenti, operiamo, come dicevo, nel settore del restauro pubblico e privato. La mia azienda, che si chiama Centro Restauri Favria, ha sede in Borgata, dove ho abitato. Attualmente abito a Quarnier con la mia famiglia, con Elisa, la mia compagna, che è agente di polizia locale nel comune di Oglianico, e con i miei due figli, Federico di 7 anni e Matteo di 2 anni e mezzo. Il mio cuore però è e sarà sempre Favria, perché, come dico sempre io, a Quarnier, tra virgolette, ci dormo, perché ci vado la sera per dormire e per passare la serata con la mia famiglia. Ma con l'azienda sono tutte le mattine a Favria e ho da sempre svolto l'attività amministrativa nel mio comune. Infatti sono stato consigliere assessore dal 2006 al 2017 con l'amministrazione Ferrino e Cortese e dal 2006 ho ininterrottamente svolto il volontario nel Protezione Civile, nel gruppo comunale di Favria, e quindi sono sempre stato a disposizione per i cittadini giorno e notte. Durante il periodo del Covid ho coordinato l'unità di crisi comunale per 2 mesi e mezzo con circa una decina di volontari. Tutte le mattine eravamo in comune per gestire l'emergenza. Quindi sono assolutamente favriese doc e si può dire cuorgnetese da adozione.